Siamo qui ad Apecchio con Massimo Cardellini all'interno del Festival Nazionale di Alogastronomia e naturalmente Massimo Cardellini è l'organizzatore e presidente dell'associazione Apecchio Città della Birra, quindi tutta questa bellezza, tutta questa enfasi nell'entroterra di questi giorni è merito tuo e del tuo staff naturalmente. Soprattutto del mio staff. Io ho solamente, innanzitutto ciao a tutti, e ho solamente dato, diciamo, l'idea di coniare questa parola, perché comunque vengo anche da una professione legata al turismo, legata a questo tipo di attività. Ho solamente lanciato questa parola, questo neologismo, che è alogastronomia. Alogastronomias significa e birra artigianale abbinata al cibo di qualità e al territorio. Io con questa parola ho voluto, diciamo, collegare un territorio unico, fare un territorio unico per poi proporlo all'esterno. Quindi per me sì, ad Apecchio si abbina birra al cibo di qualità di Apecchio, del territorio, ma se andiamo a Milano questa alogastronomia potrebbe avere un altro tipo di effetto, e quindi la cultura che si lavorare molto sulla cultura del cibo, quindi unire queste culture e proporre quindi queste cose anche all'estero. Una cosa molto importante è che quest'anno abbiamo fatto, per noi è un anno zero questo festival. L'anno zero, per poi cominciamo a formare la squadra di lavoro, anche i fornitori che ci sono all'interno, gli espositori che ci sono all'interno del Palazzo del Territorio, sono espositori individuati perché io ritengo giusto che ci siano nella mia squadra di lavoro. Poi da qui in avanti sarà tutto un miglioramento, spero. Certo, comunque Massimo, complimenti, perché abbiamo notato lo sforzo e l'impegno davvero notevole. Devo dire che questa mattina nella carrellata del parterre dei politici sono stati tutti molto entusiasti e pensano proprio che ci sarà un proseguo continuo. Lavorare molto sulla cultura del cibo, quindi unire queste culture e proporre quindi queste cose anche all'estero. Una cosa molto importante è che quest'anno abbiamo fatto, per noi è un anno zero questo festival. L'anno zero, per poi cominciamo a formare la squadra di lavoro, anche i fornitori che ci sono all'interno, gli espositori che ci sono all'interno del Palazzo del Territorio, sono espositori individuati perché io ritengo giusto che ci siano nella mia squadra di lavoro. Poi da qui in avanti sarà tutto un miglioramento, spero. Certo, comunque Massimo, complimenti, perché abbiamo notato lo sforzo e l'impegno davvero notevole. Devo dire che questa mattina nella carrellata del parterre dei politici sono stati tutti molto entusiasti e pensano proprio che ci sarà un proseguo continuativo, perché sicuramente è il caso di iniziare a fare selezione di tutte le iniziative che la gastronomia e la tipicità porta sul territorio. Quindi ci sarà sicuramente futuro per parlare di territorio, di tipicità, di qualità, del mondo biologico, e quindi di un turismo più legato a un discorso sempre di più legato alla natura, e un turismo verde. Esatto, io sono proprio di questo, cioè non ce l'ho con nessuno, per me le manifestazioni vanno tutte bene, sono un tipo molto aperto e mi piace partecipare sempre, però secondo me è ora di sintetizzare, di creare veramente degli elementi di elite dove tutti i fornitori, dove tutti gli espositori, dove tutte le altre eccellenze, le altre forze vengono a supporto di un progetto unico. In questo caso Apecchio ha dato segnale con noi, con l'associazione Apecchio Città della Birra, di voler fare questa cosa, e devo dire la verità, la regione ci sta molto vicino. Abbiamo presentato il progetto da qui a 5 anni, ce l'ha appoggiato la grande, la provincia uguale, anzi la provincia è stata una delle prime che ci ha creduto, già da 2 anni a questa parte proprio ci stanno molto vicino. Questo molto vicino c'è stata anche la comunità montana, quindi ritengo giusto che l'ente, il pubblico è molto vicino al privato, e questi progetti funzionano se il pubblico e il privato sono uniti. Benissimo, ringraziamo Massimo Cardellini, e sicuramente questa città della birra di Apecchio che abbia la risonanza che merita non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Città della birra, insieme all'assessore provinciale Minardi, dove ha l'assessorato in direzione attività sviluppo attività produttive ed enogastronomiche. Assessore, credo che questa sia una bella iniziativa e merita assolutamente continuità e sviluppo in questa direzione.
Assolutamente sì, noi abbiamo subito sposato questo bellissimo progetto di Apecchio Città della Birra perché abbiamo avuto subito la percezione che potesse essere una grande occasione di sviluppo e di promozione del prodotto ovviamente della birra, ma che fosse anche una grande operazione di marketing territoriale. Naturalmente qui abbiamo due birrifici, Collesi e Marcord, che sono due birrifici che esportano in tutto il mondo e che sono due birrifici di livello di qualità e di livello mondiale. Questo sta a significare che possono essere un grande traino per il territorio. Noi abbiamo un territorio ricco di ogni opportunità che può essere valorizzato molto di più dal punto di vista turistico e a maggior ragione dobbiamo farlo in questo particolare momento di difficoltà economica dove il manifatturiero sconta una crisi pesante. Credo che il turismo possa essere un'opportunità per cercare di recuperare non in tutto ma almeno in parte quei posti di lavoro che con il manifatturiero perderemo alla fine di questa crisi e quindi credo che la birra possa essere una grande opportunità legata al turismo, quindi birra di qualità, grande progetto. Io sono convinto che se questo progetto continuerà ad andare avanti così come è stato fatto fino ad ora avrà grande successo con il sostegno di tutte le istituzioni. Noi come provincia daremo il nostro appoggio, lo abbiamo dato sin da subito quando siamo venuti qui ad Apecchio a riunire la giunta provinciale col presidente Ricci insieme al sindaco Ioni perché credevamo che fosse un modo per testimoniare il valore di questa opportunità. Quindi marketing territoriale sicuramente sarà un'opportunità per i birrifici ma secondo me lo sarà molto di più per Apecchio e per il suo territorio. Benissimo, ringraziamo davvero di cuore l'assessore Minardi e continuiamo con le nostre interviste. Siamo sempre qua ad Apecchio al Festival Nazionale Alogastronomia in presenza dell'assessore agricoltura Paolo Petrini, esatto, che giustamente ha onorato con la sua presenza rappresentando appunto Regione Marche in questa parte dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Assessore. Beh, ad Apecchio ero già stato e a dire il vero proprio per la birra, una birra che quest'anno viene celebrata con questa manifestazione che tra l'altro è stata così ben organizzata anche con la collaborazione della regione anche attraverso Apecchio oltre che attraverso tutto il lavoro che si è fatto nel corso degli anni per la birra agricola e per la birra artigianale. Le Marche abbiano scoperto una vocazione che naturalmente può rappresentare un'opportunità diversa rispetto a quelle che avevamo nel passato, un'opportunità che tra l'altro si integra benissimo con quelli che sono piani di sviluppo che nel territorio oramai sono stati perfettamente interiorizzati, soprattutto quelli relativi alla valorizzazione del territorio ai fini naturalmente turistici. Per la birra, tra l'altro, per questa nuova vocazione abbiamo sfruttato le tradizioni che già avevamo, quelle cerealicole, quelle legate alla nostra sapienza artigiana e mi pare anche qualche specificità naturale che certamente conferisce, soprattutto qui ad Apecchio, delle particolari qualità alla birra qui prodotta. Le Marche per questo si sono anche distinte, devo dire, a livello nazionale, avendo spinto molto affinché pure questa produzione potesse rientrare per quel che riguarda l'agricoltura in un regime fiscale agevolato. Adesso ci siamo, la qualità c'è e credo che possiamo anche puntarci come qualsiasi altro prodotto d'eccellenza del nostro territorio.